sia con tutti voi e con il tuo spirito. Come comunità vogliamo riunirci in questo giorno in cui vogliamo ricordare i caduti di tutte le guerre, ovviamente in modo particolare ricordiamo i fratelli di Montepalciore che si sono immolati per la libertà, si sono immolati per la patria. Chiediamo
buongiorno, benvenuti di nuovo anche quest'anno a celebrare e a fare memoria di coloro che hanno dato la vita. Questa è una frase che in molte piazze d'Italia, dalle più piccole alle più grandi, oggi risuoneranno. E dipende da noi non farlo diventare retorica e banalità, dipende da noi, dall'intensità e dallo spirito con cui facciamo e partoriamo, facciamo uscire queste parole dalla nostra mente e dal nostro cuore. Il saluto innanzitutto ai bambini, bambini che rappresentano tutti gli altri bambini. Oggi la scuola è chiusa, la Regione Campania ha dato questo lungo ponte, non potendo costruire quello sullo stretto. Anche se sembra che nella campagna elettorale siciliana ci sia qualcuno che avanza di nuovo questa ipotesi, però noi nella Regione Campania facciamo questo ponte lunghissimo per la gioia soprattutto delle mamme che possono stare a casa e in qualche modo coccolare questi loro e nostri bambini. E salutare quindi i bambini magari facendo un applauso, perché è un dono, a dire la verità, almeno io penso, anche molti di voi mi pongono le speranze migliori. E poi naturalmente un saluto a voi che siete qui, che in qualche modo avete ritagliato un pezzetto del vostro tempo, sottraendolo ad altri impegni personali e familiari, per ricordare e fare memoria davanti al monumento che è simbolo di quello per la vostra e la nostra comunità, simbolo di coloro che appunto hanno versato il sangue per la patria, per la libertà. E poi un saluto all'amministrazione comunale, i suoi rappresentanti qui con il gonfalone, altro simbolo credo importante intorno al quale, a prescindere dalle proprie idee politiche e dalle proprie simpatie o antipatie, tutti devono stringersi perché sono le nostre radici. Un saluto alla guida spirituale, al pastore della comunità, Don Paolo, che ha appena terminato di celebrare la messa, che è il primo tempo di questo momento appunto di celebrazione. Poi il saluto alla dirigente scolastica, alla dottoressa Carpentiero, che in qualche modo ha avuto una specie di bilocazione, prima è stata impegnata in quel di Pratola, dove è la sede ufficiale dell'istituto comprensivo appunto di Pratola Serra, ed ora qui a incarnare e a rappresentare anche tutte le docenti che naturalmente oggi, naturalmente no, cancellato, che oggi non ci sono, però insomma le rappresenta in maniera assolutamente e professionalmente qui con noi. Adesso io però, prima di ricordare di andare per le varie tappe che costituiscono questo secondo momento di questa nostra celebrazione, volevo ricordare due persone che ancora non sono cadute, ma che sono l'anima e il motore di questa giornata nel nostro piccolo, insomma si arrangiano, e cioè Mario e Giuseppe Peppino, che facciamogli un applauso, perché se fosse per voi che stare qui non è detto che ci celebrerete, quindi vi ringraziamo perché ci siete, ma poi. E naturalmente quest'anno c'è diciamo un impoverimento dal punto di vista fisico, perché mancano molti bambini proprio per la chiusura delle scuole, ma c'è un arricchimento perché c'è il gruppo scout, al quale io farei un applauso forte, vero, convinto, non soltanto perché è una presenza importante proprio dal punto di vista della tradizione all'interno della nostra parrocchia, ma è anche una speranza di sale e di semi per il futuro parrocchiale di Montefalcione. Io quasi quasi direi che Don Paolo non è che lo dobbiamo fare papa per questo motivo, però è importante che abbia in qualche modo seminato e poi sta raccogliendo insieme ai responsabili del gruppo scout il cammino di questi ragazzi. Quindi davvero gli auguriamo di cuore un cammino coerente innanzitutto e poi luminoso se è possibile. E allora possiamo passare a quello che è il momento diciamo del protocollo, che a questo punto dovrebbe prevedere l'intervento, credo, del primo cittadino, e cioè della dottoressa Belli. Buongiorno a tutti.
Saluto e ringrazio il dirigente scolastico e i docenti per essere qui oggi con gli alunni nonostante l'interruzione delle lezioni. Cari ragazzi, la vostra presenza rende questo giorno più significativo ed importante. Saluto il nostro parroco, saluto le associazioni, gli scout, tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, agli organizzatori, la banda musicale e tutti i presenti. Anche quest'anno ci troviamo dinanzi a questo monumento in occasione del 4 novembre. Questa data ricorda la battaglia di Vittorio Veneto, che segnò la fine vittoriosa della Prima Guerra Mondiale e portò all'unificazione dell'Italia. Oggi celebriamo l'unità d'Italia, non dimenticando i caduti che si sono sacrificati per dare vita al nostro paese, alcuni dei quali, appena diciottenni, provenienti da regioni diverse, affrontarono una prova durissima condividendo un obiettivo comune, combattere uniti per la patria. Ma oggi, nell'era della globalizzazione, delle multinazionali, delle migrazioni di massa, delle società multietniche e multiculturali, il concetto di patria è diventato vago ed evanescente, sfumati i suoi confini sempre più labili e indistinti. Noi invece dobbiamo onorare, rispettare ed essere pronti a difendere, se necessario, il luogo dove affondano le nostre radici, dove vivono coloro che amiamo, che parlano la nostra lingua e che condividono con noi le nostre speranze. Oggi viviamo un momento storico difficile, incerto e di profonda sofferenza. È certamente il più difficile dal dopoguerra, sia dal punto di vista politico che sociale. Ritengo però che se siamo stati capaci di ripartire dopo due guerre mondiali che avevano devastato il nostro paese, possiamo riuscirci anche adesso. L'uguaglianza sociale non è un'utopia, ma ci vogliono uomini onesti e competenti e prima di tutto onesti. Ecco perché oggi tutti sentiamo che serve un cambiamento di rotta, che è molto più semplice di politiche economiche e di nuovi partiti. La moralità degli uomini politici è un fatto essenziale per il miglioramento delle comunità e della comunità nazionale. Questo impegno è affidato alle giovani generazioni. Siete voi ragazzi che tra pochi anni avrete la responsabilità di guidare questa nostra Italia, destinatari di questo messaggio. Deve venire da voi lo spirito per la rinascita del nostro paese. Oggi festeggiamo anche le Forze Armate che si impegnano con coraggio e dedizione ad affrontare le sfide ad alto rischio in difesa della nostra sicurezza, della tutela della libertà individuale e del mantenimento della pace sia in Italia che nel resto del mondo. Ringraziamo le Forze Armate per l'importante contributo in difesa dei valori democratici, della pace e dell'uguaglianza. Gli italiani nutrono in voi sempre grandi speranze. Ora vorrei chiamare tutti ad una profonda riflessione. Oggi è l'occasione per onorare i nostri caduti per la patria, per ringraziare gli uomini coraggiosi che spendono la loro vita per il bene comune, ma è anche l'occasione per risvegliare in noi stessi sentimenti di unità, condivisione, partecipazione e forse senso civico. Questo è il modo migliore per onorare degnamente i nostri caduti. Voglio citarli in questa occasione uno ad uno, testimoniando insieme a voi
l'onore e la riconoscenza che dobbiamo a questi eroi che hanno dato la vita per assicurare a tutti noi la libertà, la pace, la democrazia. Ricordiamo i caduti della Prima Guerra Mondiale. Sottotenente Pagliuca Ettore, allievo ufficiale di Tomaglio Federico, sergente Forcellati Giovanni, sergente Pagliuca Ezechiello, caporal maggiore Martignetti Raffaele, caporal maggiore Petruzziello Alfonso, caporal maggiore Sordillo Arturo, caporal maggiore Sordillo Giovanni, caposquadra Barile Benedetto, caposquadra D'Alerio Alfredo, caporale Ciampa Beniamino, caporale Ciampa Pasquale, caporale Mazza Carmine, caporale Pagliuca Angelo, caporale Pagliuca Michele, soldato Baldassarre Emilio, soldato Baldassarre Felice, soldato Baldassarre Geremia, soldato Baldassarre Marco, soldato Cataldo Antonio, soldato Cataldo Giuseppe, soldato Capone Giuseppe, soldato Ciampa Angelo, soldato Ciampa Carmine, soldato Ciampa Giovanni, soldato Contrada Gennaro, soldato D'Agostino Generoso, soldato D'Amore Giovanni, soldato D'Amore Giovanni, soldato De Cicco Pasquale, soldato Cataldo Francesco, soldato De Benedictis Salvatore, soldato Di Pietro Salvatore, soldato Forcellati Gaetano, soldato Forcellati Giovanni, soldato Gioia Fiore, soldato Gioia Pasquale, soldato Piantosca Gaetano. Soldato Immingo Arturo, soldato Martignetti Angelo, soldato Martignetti Felice, soldato Martignetti Giovanni, soldato Martignetti Nicola, soldato Mauriello Modestino, soldato Noviello Ignazio, soldato Pagliuca Angelo, soldato Pagliuca Erminio, soldato Pagliuca Francesco, soldato Pagliuca Giovanni, soldato Pagliuca Giuseppe, soldato Pagliuca Nicola, soldato Petruzziello Domenico, soldato Porcaro Felice, soldato Pulzone Domenico, soldato Vardaro Ignazio. Durante la guerra 40-45, caporal maggiore Martignetti Raffaele, caporale Roberto Ferdinando, appuntato Pagliuca Giuseppe, soldato Baldassarre Felice, soldato Ciampa Federico, soldato Ciampa Ignazio, soldato Pucciniello Gennaro, soldato D'Alerio Luigi, soldato D'Amore Massimino, soldato D'Amore Raffaele, soldato De Cicco Giuseppe, soldato della Vittoria Sappino, soldato Di Grizio Giuseppe, soldato Di Grizio Giuseppe, soldato Fasulo Michelangelo, soldato Grande Antonio, soldato Ioanna Felice, soldato Ioanna Gaetano, soldato Ioanna Saverio, soldato Lepre Gennaro, soldato Martignetti Antonio, soldato Melillo Alfredo, soldato Meola Gennaro, soldato Pagliuca Ferdinando, soldato Pagliuca Raffaele, soldato Pagliuca Vincenzo, soldato Petrillo Enrico, soldato Schiavone Gaetano, soldato Pagliuca Luigi, soldato Anzalone Giuseppe, carabiniere Pagliuca Giuseppe. Ricordiamo ancora i caduti di tutte le guerre e concludiamo questa cerimonia dedicando a tutti i nostri soldati un caloroso applauso. Buongiorno a tutti.
Ebbene, oggi 4 novembre indubbiamente ricorre la festa dell'unità nazionale e la fine del primo conflitto mondiale. E noi stamattina, in questo giorno, eleviamo il nostro pensiero a quanti combatterono e simularono per l'indipendenza e per la libertà, ai caduti della Resistenza, a tutti i nostri fratelli che sacrificarono la vita per tali altissimi ideali. È una schiera innumerevole e gloriosa che ci guida nel nostro cammino, presente tra noi, vivente dell'esempio che ci ha trasmesso. E credetemi, nel momento in cui il sindaco, la dottoressa Belli, leggeva i nomi dei nostri concittadini, perché io lavoro in questo territorio e quindi vivo questa comunità, davvero il loro esempio ci è stato trasmesso e tra noi. Certamente noi, quindi in primo luogo io, il personale docente, il personale ATA, le famiglie, il sindaco, l'amministrazione comunale, il comando dei carabinieri e la parrocchia e le associazioni del territorio, onoriamo con i nostri sentimenti la loro memoria. Il patrimonio di sofferenza, di impegno e il mondo di valori che i nostri padri ci hanno trasmesso. Quest'ultimi sono le radici nelle quali ci riconosciamo, con responsabilità, gratitudine e consapevolezza. E insieme al ricordo di chi è deceduto, le istituzioni di Montefalcione mettono in atto azioni affinché i valori di civile convivenza e rispetto si radichino nelle coscienze dei nostri studenti, formando cittadini costruttori del senso di legalità, consapevoli dei propri diritti e doveri sanciti dalla Costituzione e garanti di un futuro ricco di giustizia, serenità e pace, non solo nella nostra comunità di Montefalcione, ma in una dimensione globale. Grazie a tutti, buongiorno. È molto molto bella, ma anche rientra proprio nei canoni che stiamo ricordando oggi. Allora, con voce ferma e sguardo puro, passiamo a questa poesia che si intitola Ho visto. Ho visto cose atroci e continuo a vederle. Sento le grida, le voci e il suono delle sberle. È l'infinito cupo dolore che non vuole cessare, il borbottio di un motore nella notte sul mare. Ma è quando si spegne che mette davvero paura, accadono cose indegne, la morte non si censura. Prima o poi viene a galla il corpo di un disperato, ti picchierà sulla spalla. Perché hai guardato? La logica e la ragione sono così prive di senso, non si uccidono persone alla ricerca del consenso. Grazie Asia. Quinta primaria di Montefalcione, ma rappresenta appunto tutti gli alunni della scuola di Montefalcione e per l'altezza anche di Montefalcione. Ricordare per non dimenticare. Noi non conosciamo i volti e le storie dei nostri caduti. Non conosciamo quali erano i loro sogni, le loro paure, le loro gioie. Noi possiamo soltanto immaginare. Immaginare i cuori stretti nella morsa del dolore, quando hanno dovuto lasciare le loro case, la loro terra e i loro affetti. Possiamo soltanto immaginare il dolore dei loro cari, quando queste giovani vite non sono più tornate a respirare l'aria di Montefalcione. Noi, però, conosciamo i loro nomi, che oggi, in questo nostro sabato italiano, sono stati declamati. A questi nomi, ai loro volti, alle loro vite, a noi diciamo grazie, perché con la loro vita hanno provato a darci la libertà. E a loro chiediamo scusa, se non sempre, come popolo e come comunità, siamo all'altezza del loro sacrificio. Come ragazzi, come giovani, comunque ci proveremo. Grazie ancora. Grazie a Marianna e adesso Marco. Mai più guerre. Al tuono dei cannoni scegliamo la musica del cuore. All'odio distruttore di vita preferiamo la parola amore, che tutto avvolge con il suo calore. Del sangue dei soldati conserviamo il rispetto. La terra sulla quale esalarono l'ultimo respiro.
celebriamo l'Amen, il grazie infinito. E a Dio, Padre della vita, affidiamo chi si arrese alla morte. Per il resto, oggi e per sempre, restiamo vigili e convinti gridiamo, mai più guerre. Grazie, grazie a Basia, grazie a Marianna e Marco. E a questo punto, credo, bisognerebbe ringraziare anche la banda che ogni anno fa da supporto indispensabile. L'unico cambiamento è la ragazza che si sono allungati i capelli, per il resto sembra che state qui dall'anno scorso. Bene, e allora passiamo adesso al momento, diciamo, quello che dopo la celebrazione dell'Eucaristia, il suono del silenzio che mi accompagna all'elevazione in chiesa, è un momento toccante, almeno per il sottoscritto, quello dove c'è, credo, la deposizione della corona d'alloro da parte del sindaco. Quindi, se tutto è pronto, possiamo procedere. Grazie alla banda, grazie a coloro che si sono animati e organizzati per vivere questo momento, grazie al gruppo scout. E devo dire, noi passando di qua ogni giorno, spesso almeno 5 giorni alla settimana, man mano vediamo quelle foglie ingiallire, poi seccarsi, è il tempo che passa, però è un tempo che se lo spendiamo bene ne vale la pena di viverlo. In video è possibile visitare sul YouTube Gino Baldassarre e abbiamo detto tutto. Bene. Adesso torniamo a casa e a dire la verità, veramente ringraziamo il Signore perché questo cielo azzurro e questo sole non erano scontati. Bene, grazie e naturalmente ci auguriamo tutti insieme di ritrovarci in buona salute e serenità il prossimo anno. Buon pomeriggio, ciao.